Buonasera e bentornati a un nuovo appuntamento con Zona Dilettanti, è la decima puntata, una puntata ricca come ormai siamo abituati a raccontare e a mettere in piedi. Ovviamente tante le foto, tante le segnalazioni che sono arrivate dai campi, dall'eccellenza fino alla terza categoria, come sempre e come abbiamo fatto vedere anche con qualche anticipazione già in giornata. Non mi dilungo oltre perché i temi sono davvero tanti da affrontare, ci eravamo lasciati la settimana scorsa con qualche giallo legato alla giustizia sportiva, tutto deliberato, sappiamo praticamente tutto di quello che è accaduto, proveremo un po' a riepilogare le decisioni prese. Vado subito a presentare i miei ospiti, Elettra Fiorini, bentornata. Grazie, buonasera a tutti. E poi New Entry, ringrazio caldamente per essere qui con noi, Gabriele Bacci, che con il quale siamo abituati spesso a sentirci, soprattutto per parlare di seconda categoria e Tegoleto, perché ovviamente c'è anche tanta passione, visto che tu ti occupi dei collegamenti radiofonici con Radio Italia 5, giusto? Buonasera Matteo e grazie dell'invito. Allora iniziamo subito e partiamo dal campionato di eccellenza, andiamo a vedere che cosa è accaduto negli ultimi 90 minuti, questi i risultati. Elettra, comincio subito da te, ieri c'è stato questo pareggio dell'Aquila Montevarchi, ma c'è stata soprattutto la caduta della Baldaccio dopo 7 giornate, anzi 7 risultati utili consecutivi. Eh sì, è stata una caduta che insomma può effettivamente pesare, anche se ancora la posizione è quella di una metà classifica anche piuttosto alta. Buona invece la prova dell'Olympic Sansovino, che penso che ormai fuori casa abbia aggiunto un altro tassello sulla sua imbattibilità, portandosi nella zona playoff, insomma, quindi a buon punto. E poi abbiamo anche, ieri c'era un interessante scontro in chiave salvezza, ne parlavamo poco fa prima di entrare in studio con Gabriele, ancora c'è tanto per costruire la salvezza, però è chiaro che se ieri Foiano avesse perso col Valdarno potevano quasi scorrere titoli di coda. Sì, sicuramente sì, ieri una vittoria importantissima per le compagini Amaranto del Foiano, una vittoria sicuramente che dà quella speranza che tutti i tifosi sicuramente si auspicano e anche la società, e vedremo un po' da qui alla fine cosa riuscirà a combinare la squadra Amaranto, ecco. Ieri poi c'è stata la sconfitta della Castiglionese, che ha perso 2-1 contro la Sestese, una sconfitta forse un po' a sorpresa, no? Visto la Castiglionese che ci aveva abituato nei piani alti, questa Sestese invece che ringrazia e non si toglie, non risolve i suoi problemi perché resta sempre in basso. Sì, sì, sicuramente sì, Castiglionese che era passata in vantaggio, tutto lasciava presagire magari a una domenica non dico facile, però insomma che poteva portare sicuramente a casa i 3 punti, invece è stata prima raggiunta e poi superata, una sconfitta che può starci in un campionato come è difficile quello dell'eccellenza. Comunque sicuramente la squadra di mister Gennaioli sta disputando un campionato secondo le previsioni, ecco. E a proposito di Castiglionese, ci teniamo perché noi la settimana scorsa ci eravamo lasciati parlando purtroppo degli episodi di violenza che si erano verificati in una partita a Lievi legate alla partita tra Castiglionese e Faillese. Ci teniamo a farvi vedere il comunicato della Castiglionese per completezza di informazioni. La Castiglionese ha preso posizione e provvedimenti contro gli autori degli atti ovviamente di violenza in campo, come vediamo dalle parole evidenziate, sospendendoli da ogni attività. E un plauso alla Castiglionese per questa mossa che ha preso, come lo vediamo anche dalla prossima foto, è arrivato da parte di Mario Tralci. Mario Tralci, che è consigliere regionale della Lega Nazionale Dilettanti per il Comitato Toscano, ha detto troppa violenza, soprattutto nei tornei giovanili, ora basta. Ecco quindi la decisione, è arrivato il plauso per il fatto di aver voluto sospendere questi 2 ragazzi, poi squalificati per 1 e 2 anni. Un'ultima foto abbiamo dall'eccellenza, e vediamo anche di chi si tratta, ormai tornano spesso a farci visita, sono i ragazzi della Sansovino, Baldaccio 2, Sansovino 3,
Gabriele, tu conosci fin troppo bene Vittorio, no? Soddisfatto, sì. Immaginiamo. Soddisfattissimo, infatti ci ho parlato, ero molto contento, anche se una partita che sembrava, non dico vinta, però insomma in vantaggio per 2-0, so che ha avuto anche l'occasionissima per fare il 3-0 e dopo è stata raggiunta prima sul 2-1 poi sul 2-2. Dopo c'è stata questa punizione proprio al 93esimo di Lazzaroni, dove l'ha messa dentro e sicuramente porta a casa 3 punti importantissimi. Anche la stessa Sansovino sta facendo un ottimo campionato, oltre le più rosee previsioni. Ecco. Assolutamente sì, insomma, 2 neopromosse, Chiusi e Sansovino, che sono lì nei piani alti, meritano tutto il nostro rispetto e la nostra attenzione. E a proposito di attenzione, vediamo cosa ci riserva il prossimo turno. Castiglionese Porta Romana, la Baldaccio che andrà a far visita alla Fortis Juventus. Noi guardiamo principalmente le nostre retine, la Striciana Bucinese e poi, eccolo qua, il derby della Val di Chiana, Sansovino Foiano. Elettra, è questa la partita che vorresti andare a vedere? O l'altro derby del Valdarno, perché la prossima giornata c'è anche Valdarno-Aquila. È vero, sì, sono due derby abbastanza importanti, però io penso che così Sansovino-Nuova Foiano sia quella che effettivamente potrà più far divertire. Gabriele, tu annuisci, però c'hai il tegoletto, tu non lo puoi... Sì, no, io non... sì, comunque ritorna dopo tantissimo tempo il vero derby tra Sansovino e Foiano, e, insomma, sarà sicuramente una partita molto accesa, ci sarà anche molta gente allo stadio, ecco. Anche perché c'era già stato in Coppa, non mi vorrei sbagliare, sì, però sì. Chiaramente fra Coppa e Campionato... C'è la sua bella differenza, esatto. Ecco. Passiamo adesso alla promozione che ora vi faremo vedere grazie ai risultati poi alla classifica, perché questa è la mia idea personale, è il campionato che preferisco. Intanto abbiamo il 4-1 del Laterina sulla Castelnovese, il Cortona che vince contro l'Ambra, il Lucignano che pareggia con il Soci, abbiamo il Marino Mercato Subbiano che perde in casa contro il Badesse, cade ancora il Prato Vecchio e pareggia la Terranova Traiana. Perché dico che è il campionato che tra virgolette mi piace forse più? Perché se andiamo a vedere la classifica, ci sono 6 squadre in 3 punti. È un campionato che ha cambiato per la 5ª volta in stagione, in appena 11 giornate, la capolista. E qui sta accadendo di tutto, insomma. Lì davanti stanno correndo. Ora, senza nulla togliere agli altri tornei, però Gabriele, forse questo è più livellato, è più combattuto, insomma... Ci sono tante teorie, no, per spiegare una classifica così. Sì, evidentemente è un campionato molto equilibrato. Come hai detto bene te, insomma, quasi tutte le domeniche cambia la capolista e penso che sarà lottato per il discorso del primo posto fino all'ultima giornata, se i valori rimangono questi, ecco. Eh sì, perché poi abbiamo addirittura dal Marino Mercato Subbiano in su, anche se c'è un punto di differenza e basta col Bibbiena, però insomma, se la giocano tutte... Ieri tra l'altro Elettra, vittoria importante dell'Arno Laterine, abbiamo anche la foto di come hanno esultato i ragazzi, perché è un 4-1 pesante quello rifilato alla Castelnovese, che vuol dire una bella posizione di vertice. Assolutamente, si è portata ben avanti e come hai detto te poi lì lassù corrono tutte per il primo posto, che sa che fondamentalmente fra qualche giornata non ci ritroviamo proprio l'Arno Laterina. Certo, andare a vincere poi con un bel poker calato, insomma, sono anche delle soddisfazioni maggiori sul campo, quindi fanno bene a festeggiare. Ora me ne vorranno forse gli amici di Lucignano e Soci, ieri però questo 1-1 è stato forse un brodino caldo che non fa bene a nessuno. No, assolutamente, quando in quelle posizioni lì si va verso il pareggio non si riesce a sbloccare nulla, invece sono due squadre che hanno bisogno di fare punti in classifica, perché in questo momento si rischia proprio, vista invece quanto si riesce ad alzare, quanto si riesce a premere nelle zone alte, si rischia effettivamente di rimanere fuori dai giochi. La domanda che viene da farsi adesso è, il Cortona riuscirà a mantenere la testa della classifica oppure quale sarà il prossimo sorpasso? Perché ora sono queste le domande, no Gabriele? Sì, sicuramente sì, comunque auguro al Cortona dell'amico Enrico Testini di starci più a lungo possibile in testa al campionato, anche perché secondo me il Cortona è partita con l'obiettivo di fare un campionato abbastanza importante e quindi ha tutte le carte in regola per lottarsi il primo posto anche fino all'ultima giornata, ecco. E mentre la regia del buon Fabio Bianchini ci ha già fatto vedere il prossimo turno di questo campionato, è l'ora anche di passare alla prima categoria. Qui è una prima categoria che si avvicina
ovviamente ha un grande interesse per le formazioni aretine, perché ce ne sono davvero tante, soprattutto c'è la capolista, continua ad essere una aretina, perché ieri lo Spoiano ha vinto 2-0 sulla Poliziana, abbiamo la vittoria del Val di Chiana sull'Etruria Capolona, la vittoria del Poppi, la vittoria dell'Atletico Levane Leona sul Castiglion Fibocchi, l'Alberoro pareggia a Bibbiena, abbiamo il Bettolle che vince 3-0 sulla Sulpizia, e qui il Bettolle, altra squadra, altro episodio di violenza, riesce insomma un po' a cancellare il calcio all'arbitro di un proprio tesserato che è costato più di 2 anni di squalifica e 1.500 euro di multa alla società. E poi abbiamo l'Arezzo Football Academy che fa su questo derby con l'Olmo Ponte. Vediamo anche la classifica e poi ci prepariamo, perché abbiamo anche il video del gol dello Spoiano, della prima rete, e questo Spoiano, zitto zitto, Gabriele, forse è la prima volta nella storia che lo Spoiano è primo in prima categoria. Assolutamente sì, sta facendo un campionato incredibile. Io ieri ero proprio a vedere la partita tra Spoiano e Poliziana, veramente una squadra che sta giocando un ottimo calcio, un primo tempo che è stato chiuso sullo 0-0, ha praticamente dominato il primo tempo, poi nella ripresa il primo quarto d'ora magari equilibrato, dopo ci sono state le reti di Bernardini ed Arapi che hanno consegnato alla squadra dello Spoiano una vittoria molto molto importante e soprattutto meritata, ecco. Poi questa Poliziana comunque è una squadra insidiosa, terzo posto in classifica, una squadra ben attrezzata. Alla fine è una vittoria importante più per il morale o per la classifica? Ma è una vittoria importante per ambidue, sia per il morale che insomma anche per la classifica, che consolida la prima posizione, veramente fa sognare un piccolo centro, diciamo, questo Spoiano, ecco. Allora, intanto mentre la regia ci prepara il video del gol che assaporiamo, piccolo retroscena. Lo Spoiano pubblica foto, pubblica video su Facebook, però Elettra scrive sempre: salutate la capolista, meno 14. L'obiettivo resta nei 40 punti salvezza. Sì, evidentemente sì. Beh, io sinceramente non sono proprio troppo stupita da questa posizione dello Spoiano, comunque. Anzi, devo ammettere che è una squadra che ha sempre avuto degli ottimi valori, anche quando era in seconda, l'ultimo anno ha fatto un campionato di tutto rispetto. Certo è che effettivamente vederla così in forma, perché poi lei è andata a vincere quelli che sono stati proprio tutti i big match chiave, compreso questo con la Poliziana, quindi insomma penso che avrà un futuro, mi auguro che lassù ci resti più tempo possibile. Vediamo il gol adesso di Spoiano Poliziana, poi tra l'altro c'è anche l'esultanza in spogliatoi. Un alone mistico intorno ai giocatori dello Spoiano, verrebbe da dire. Una battuta però, Elettra, la merita anche la parte bassa della classifica. Olmo Ponte 4 punti, Castiglion Fibocchi 4, Arezzo Football Academy 9, vittoria pesante quella di ieri da Arezzo Football Academy, questo 4-2 potrebbe pesare alla fine della stagione. Sì, potrebbe pesare assolutamente, l'Arezzo Football Academy è un po' forse, se vogliamo, una sorpresa negativa, no, quest'anno, quindi io credo che sia arrivato il momento anche per loro di rialzare la testa, perché comunque sia insomma la parte rossa, la parte pericolosa della classifica in questo momento. Vede comunque delle buone squadre che andando avanti potranno recuperare bene, quindi insomma mettere punti adesso in cassaforte serve poi per la fine del campionato. Gabriele, a te chiedo, prima della pubblicità, intanto vediamo, ecco, la foto di Arezzo Football Academy ieri pubblicata su Facebook, ovviamente, in cui sottolinea l'importanza di questa vittoria. Ti volevo chiedere, Gabriele, poco prima della pubblicità, appunto, lo Spoiano sta facendo questo ottimo campionato e è chiaro che non possiamo dimenticare il fatto che scrivono meno 14 per la quota salvezza, ovviamente. Certo. Ci mancherebbe altro. Al di là dello Spoiano, però, secondo te quali sono le squadre che possono lottare, che vedi comunque più attrezzate? Sicuramente alla vigilia l'MC Valdichiana è partita sicuramente con l'obiettivo dichiarato di lottare per il vertice e si trova un po' indietro, però sicuramente ha tutti i valori e le carte in regola per risalire la china. Lo stesso Bettolli, che è una neopromossa, comunque è un organico di tutto rispetto. Ora peserà molto sicuramente l'assenza e la squalifica di Spensierati,
dopo i fatti avvenuti nel derby con il Torrita, l'assenza di Ghini, che so che si è fatto male e starà per 2-3 mesi fuori dai campi, e comunque secondo me la squadra più accreditata era alla vigilia, ripeto, l'MC Vaticano, dopo ottimo il campionato che sta facendo anche l'Alberoro, insomma, queste nostre aretine, insomma, stanno facendo abbastanza bene per ora. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, restate con noi. Seconda parte di Zona Dilettanti, ben ritrovati, ci siamo ovviamente fatti una scorpacciata di analisi, commenti, gol, foto e quant'altro, e adesso continuiamo perché non siamo sazi con la seconda categoria, Girone L. È una seconda categoria che sorride perlomeno ad una squadra che continua a restare in testa, e il battifolle nonostante il pari con il Cavriglia. Abbiamo la Capresana che vince 3-2 con la Tuscar, la Fortis che torna dopo 9 partite a smuovere la classifica, 2-2 con la Fulgor Castelfranco. Il Pergine perde in casa contro il Vaggio, poi abbiamo la vittoria del Pievaltoppo, la vittoria del Rassina, abbiamo la vittoria dell'Ostia contro il Vicenmaggio e poi Bagnagnano che vince contro il Palazzo del Pero. La classifica, e vediamo subito che cosa è accaduto. Il Battifolle con questo pari praticamente nulla, resta lì sempre a 22 punti. La Fulgor pareggia e il Vicenmaggio cade. È una classifica questa che, tutto sommato, qui le previsioni forse inizio stagione, Gabriele, sono rispettate. Dai. Assolutamente sì, sta rispecchiando proprio i valori di questo campionato. Le squadre che erano accreditate per lottare per il vertice ci sono tutte, e sarà veramente un bello duello avvincente, insomma. Che secondo me sono tutte e 4 squadre che possono vincere questo campionato. Ahimè, ne vincerà solo una e vedremo a fine stagione chi sarà la vincitrice, ecco. Noi amiamo sempre dire in questo girone siamo sicuri che vince una retina, perché è l'unico girone, addirittura nemmeno in terza categoria ci sono tante retine come in questo girone. Elettra, quello che stupisce ieri è questa Fortis, dopo 9 giornate torna a smuovere la classifica e lo fa andando a mettere i bastoni fra le ruote a una Fulgor Castelfranco che forse stava pensando già al controsorpasso. Sì, infatti la Fulgor ci si è abituata, ecco, ormai a queste posizioni, e non fa assolutamente segreto di voler recuperare la testa della classifica. Per la Fortis mi fa molto piacere, perché anche quando avevamo incontrato l'allenatore nelle prime puntate lui diceva appunto che forse non questa posizione in classifica non rispecchiava esattamente quello che era la sua squadra, anche perché nonostante il ripescaggio, che comunque era un ripescaggio abbastanza chiamato quello di quest'anno, quindi nonostante il peso dell'essere matricola, la Fortis è una squadra che l'anno scorso ci ha abituato a un'importante cavalcata in terza categoria e che quindi si era ben attrezzata per poter comunque fare un campionato di seconda, ora non ti dico dal vertice, ma comunque da una media classifica, da zona franca subito, quindi mi fa molto piacere che sia tornato un risultato utile proprio poi per una retina, insomma. E poi tra l'altro è una classifica che nei bassi fondi è corta, però riguarda praticamente una lotta a 2 per l'ultimo posto. Salutio e Fortis hanno 5 punti, la Capresana ne ha 10, la Tuscar ne ha 10, insomma è davvero risicata. Tra l'altro Tuscar che, non ce ne voglia mister Tofi, però è in caduta libera. Assolutamente, anche lì, a parte il pareggio mi pare della settimana scorsa, comunque esatto. hanno cominciato a mettere una serie di risultati abbastanza negativi, e il problema della Fortis sarà quello ora nelle prossime giornate assolutamente di cercare di recuperare punti, perché se da 5 a 10 già le cose cambiano, insomma, se lì aumenta il divario e la forbice, poi sappiamo tutti quello che succede. Si è invece ricreato un nuovo entusiasmo, forse era un entusiasmo che non è che era sparito, era stato solo forse assopito, a Rassina. Ecco, guardate l'accoglienza che ieri hanno regalato i ragazzi del Rassina. E certo che quando vedi questa immagine in un campionato di seconda categoria vuol dire che hai risvegliato l'interesse del paese, no? Sicuramente sì, fa sempre piacere vedere un tifo organizzato in queste categorie, insomma, specialmente in seconda. Anche Rassina sicuramente hanno fame di vittorie, insomma la squadra è stata costruita per vincere, e anche ieri, dato che era un derby, c'era molta gente a vedere la partita Rassina-Salutio, ecco. Vediamo anche il prossimo turno di questo campionato,
che cosa ci propone? Sicuramente dei derby, perché sappiamo insomma quanto è combattuto questo campionato di seconda. Abbiamo Cavriglia Rassina, Castelfranco Piavaltoppo, Montemignano Battifolle, il Palazzo del Pero con l'Ostia, Salutio Badiagnano, la Tuscar con la Fortis, Vaggio Capresana, Vicio Maggio Pergine. Elettra, avevi detto la Fortis non deve assolutamente aumentare questa forbice, ecco qua servita una partita di playoff di terza categoria di qualche tempo fa, nemmeno troppo lontano. Esatto. Che però a questo giro sarà ancora più importante. A questo giro sarà assolutamente più importante, perché hanno bisogno entrambe di recuperare terreno in classifica, e quindi oltre al fatto che sarà un derby sicuramente molto, molto sentito dagli aretini, ma entrambe questa vittoria fa assolutamente comodo. Seconda categoria, girone N, qui vediamo si è già sistemato più comodo Gabriele, perché entriamo nel suo regno e può sorridere giustamente, perché questo Tegoleto sta regalando grandi soddisfazioni, perché nell'anticipo giocato sabato ha vinto 2-0 contro l'Atletico Piazze, non fa più notizia la doppietta di Bonci in gol anche sabato, e poi abbiamo la Fratticciola che vince il derby col Montecchio, il Guazzino che perde, torna a vincere, questa volta lo fa in trasferta, aveva vinto domenica scorsa in casa il Montagnano, torna la vittoria al Santa Firmina, poi abbiamo il pari del Toronto, la vittoria del Tressa e la vittoria dell'Asciano. Ma noi ci concentriamo sul Tegoleto, perché come vediamo dalla classifica, questo Tegoleto zitto zitto è lì a dar noia a tante squadre che, forse Gabriele non lo dirà, ma hanno speso forse molto molto più del Tegoleto. Sì, vabbè, questo sicuramente sì, il Tegoleto quest'anno è partito sicuramente con l'obiettivo di fare un campionato tranquillo, di cercare una salvezza anticipata e magari programmare per l'anno prossimo un eventuale salto di categoria. Si trova in seconda posizione, insomma, è una squadra molto rinnovatissima rispetto allo scorso anno, una squadra molto giovane, la quale Mimmo Vantario sta lavorando in maniera eccezionale. I risultati si stanno vedendo, insomma, è ritornato un po', diciamo, di entusiasmo anche a Tegoleto, qualche persona in più allo stadio, insomma, si è ricreato un attimino quell'entusiasmo che magari negli anni passati era un po' sopito, ecco. Età media tra l'altro bassissima. Bassissima, età media bassissima, gioca con molti fuori quota, insomma, Mimmo veramente sfrutta al meglio tutti questi giovani, veramente un ottimo lavoro per ora che sta facendo, ecco. Tra questi giovani ce n'è uno, abbiamo detto che la doppietta di sabato non fa più notizia, quella di Bonci, eccolo qua come l'hanno accolto, l'extraterrestre, ecco come è stato soprannominato. Vabbè, c'è da dare ragione, questo ragazzo l'anno scorso capocannoniere l'abbiamo premiato al Gala del Calcio Dilettanti, quest'anno sembra che voglia ripetersi, è un valore aggiunto. Sì, un valore aggiunto, Giacomo sicuramente è un giocatore che potrebbe calcare categorie anche superiori. Domenica infatti, una partita che il Tegoleto a lunghi tratti ha anche sofferto contro un ottimo Atletico Piazze, specialmente nella seconda parte dell'incontro abbiamo molto sofferto, dopo ci ha pensato Bonci con due magie, abbiamo portato a casa questa vittoria importantissima che consolida la squadra biancorossa al secondo posto, ecco. Senti, è un girone questo molto combattuto, a metà classifica poi troviamo le aretine, il Tegoleto è l'unica aretina tra l'altro nei piani nobili, a metà abbiamo Toronto, la Santa Firmina, Montagnano, la sorpresa in positivo e la sorpresa in negativo? Ma la sorpresa in positivo sicuramente il Tegoleto, no? Perché cioè, sicuramente... Su questo siamo tutti d'accordo. Sì, non mi sarei aspettato a questo punto del campionato di ritrovarmi secondo in classifica. Ma in negativo forse mi aspettavo qualcosa di più sicuramente dal Montagnano, ma sono convinto che il Montagnano ancora può dire la sua e non è tagliato fuori assolutamente per il primo posto. Ha un organico, secondo me, è l'organico più forte di questa categoria. È una squadra che può anche inanellare diversi risultati consecutivi di vittoria e inserirsi nelle primissime posizioni senza problemi, ecco. Tutti dovranno fare i conti con il Montagnano. Senti, prima di vedere il prossimo turno ti faccio una domanda personale in questo caso, perché tu ogni domenica racconti il Tegoleto, no, su Radio Italia 5 con i collegamenti. Che effetto fa raccontare
la propria squadra, no? Quella del paese, quella che chiaramente ci saranno anche, ora l'età media giovanissima, però anche il rapporto che c'è d'amicizia comunque con Mimmo, con tanti ragazzi, insomma, che effetto ti fa raccontare la tua squadra per ogni domenica? Ma sicuramente mi dà soddisfazione, perché insomma è sempre un'informazione molto positiva, diciamo che uno fa pubblicità proprio per le sorti calcistiche del proprio paese, e fa veramente piacere. Ormai sono una decina d'anni, se non vado errato, che faccio queste informazioni seguendo il Tegoleto, che la quale sono anche tifoso, però cerco di essere obiettivo, anche abbastanza obiettivo, è una cosa che mi piace e ne sono molto contento. Vediamo allora il prossimo turno, così vediamo Gabriele dove andrà a seguire il Tegoleto la prossima domenica. E la prossima domenica il Tegoleto giocherà in casa contro la Fraticciola. La Fraticciola, tra l'altro, squadra molto scorbutica quando dobbiamo andare a giocare là da loro. Sicuramente sì, tutte le partite vanno prese con il verto giusto, non va sottovalutato nessun avversario, perché anche con lo stesso Montecchio facemmo un'enorme fatica per vincere la partita, vincemmo solo al 94esimo. Domenica sicuramente sarà una partita molto dura, però giocata tra le mura amiche, speriamo insomma di riportare a casa i tre punti, ecco. Andiamo in terza categoria, anche qui vedremo tra poco un video delle due reti con cui la Lorese ha vinto, intanto vediamo i risultati. Il Badia Roti, 6 reti in trasferta sul campo del Val d'Ambra, pareggia l'Indomita Quarata 1-1 con la Ercolana Monterchiese. I due gol, quelli della Lorese, che vincono contro l'Orange Don Bosco, i Merlini per la prima volta Elettra non segnano 5 reti in una partita, purtroppo devono incappare in questa sconfitta. Era una partita tra l'altro importante, perché andavano a scontrarsi con la Lorese, che penso tutti sappiano che sia una squadra che ha fatto un mercato tale, si è organizzata talmente tanto bene, perché comunque ha mire di promozione. Di conseguenza questa per i Merlini è una brutta batosta, perché comunque già venivano dal turno di riposo, poi adesso questa sconfitta, insomma, si sono incasellate queste due situazioni, per cui è passato sopra, insomma scivolano nella classifica. Mentre invece c'è sia il Badiaroti che Strada, secondo me è una grandissima sorpresa, proprio perché era una squadra messa su in fretta e in furia, no? durante l'estate, e invece sta facendo molto bene, insomma. Tra l'altro anticipiamo che la prossima giornata c'ha uno scontro diretto di quelli tra poco lo vediamo. Ma prima ci gustiamo le due reti della Lorese contro l'Orange Don Bosco. Bello. Forse un po' solo in area di rigore, però insomma due reti che per la Lorese vogliono dire veramente tanto. Ultima grafica che abbiamo preparato, l'Elettra un po' ci ha anticipato un po' di temi questa sera, vediamo appunto che cosa accade. Abbiamo Badia Roti Strada, Monterchiese Ercolana Valdambra, Valdarnia Tosi, Orange Don Bosco San Marco, Pietraia Indomita Quarata, Virtus Lignan Indicatore. Sicuramente Elettra abbiamo l'Orange Don Bosco contro il San Marco, che è anche qui uno scontro diretto. Sì. E poi Badia Roti Strada, che non si possono permettere il lusso di un pareggio, soprattutto perché la Lorese riposa. Esatto, poi quello sarà un match molto sentito, perché comunque insomma diciamo una retrocessa dalla seconda, comunque la big, una delle big di questo campionato con la matricola, insomma credo che sarà da vedere, molto divertente. Assolutamente sì. Siamo arrivati alla fine di Zona Dilettanti, io ringrazio Elettra Fiorini per essere stata con noi. Grazie a voi. E ovviamente un ringraziamento, e poi ti faccio un in bocca al lupo da parte nostra, che tu riporterai ai ragazzi del Tegoleto, a Gabriele Bacci. Grazie ancora. Crepi il lupo e grazie mille dell'invito. Noi ci vediamo tra 7 giorni sempre qui a Zona Dilettanti.